E cara Pietrova, trova addirittura il suo primato. È peccato perché Zarabani finisce fuori nona e quindi niente da fare per lei. Le carte italiane sono state giocate benissimo nella maratona, così così nelle altre tre gare. Zarabani chiude almeno nona. Gol di Sayers ha lanciato nullo. Ehi, Rumiana Carapietrova, questo 61-78. Adesso tocca a Carolina Kluft. Applauso, Paola Tarvainen, la finlandese, prossima a lanciare. Ma poi toccherà a Kristina Schörvin, che prova a conquistare il podio. Carolina Kluft al turno lungo. 6,89 per passare in testa o 79 per il secondo posto. Niente di tutto ciò. Sotto i 6,5 metri. C'è stato anche un salto di Naide Gomes, la campionessa del mondo al coperto di pentathlon, perché come Carolina Kluft fa anche il pentathlon, è stata anche campionessa d'Europa al coperto, è campionessa d'Europa al coperto di salto in lungo. Enege Naide, come si chiamava quando rappresentava Sao Tomé e Principe, intanto la Coppa Europa. Enege Naide Gomes è seconda, viene dall'ex colonia portoghese di Sao Tomé e Principe. Dicevo, Coppa Europa con Italia vincitrice. Si parlava dei tanti appuntamenti dell'atletica europea nel futuro. Tra 4 anni al Montjuïc, allo stadio olimpico di Barcellona, Yngve Andersson e Gunnel Aho per la Coppa Europa, cioè l'ufficioso titolo europeo per nazioni, che però non fa medagliere. Medagliere lo ha fatto e come l'oro di Stefano Baldini. E questo è sorprendente, sono contenti, attesi fino a un certo punto. Il leader doveva essere Camille Mase, ma è arrivato il bel quarto posto di Krotvor, Luc Krotvor. Bronzo per l'Olanda, argento per il Portogallo, oro per l'Italia, con il sestetto composto da Stefano Baldini, Francesco Ingargiola, Danilo Goffi, i tre arrivati, primo, quinto e undicesimo, i tre ritirati che comunque hanno avuto un ruolo perché comunque hanno movimentato la gara, hanno chiuso le falle. Portogallo, eccolo qui, sono stati Ottaviano Andriani, Giacomo Leone e Ruggero Perti. Esattamente, Franco, la conferma del valore della maratona in Italia. Ieri vittoria a livello femminile, quinto posto di Bruna Genovese giù dal podio a livello individuale, ma oggi ampio riscatto a livello maschile. Da molti anni l'Italia nella maratona ha detto la sua, ha fatto vedere al mondo prossima il proprio finale valore. Sarà la 4% maschile con l'Italia e vale anche per la 4% maschile, ma attenzione a questo momento importante, non è la prima volta che l'Italia vince la Coppa Europa. Baldini sul podio. L'Italia ha vinto tutte e due le medaglie a squadra. Si pensava alla citazione per ognuno degli atleti, invece niente di tutto ciò. Un po' sopportata ed anche mal sopportata all'interno di questo campionato d'Europa la classifica per nazioni. Buona almeno che il cerimoniale sia questo, come per tutte le altre discipline e come per le altre due prove dimostrative, quelle riservate agli atleti in carrozzina. Stefano Baldini, adesso fiori per Danilo Goffi, per Ottaviano Andriani, là dietro da destra Giacomo Leone, Francesco Ingargiola, gara strepitosa la sua, quinto alla fine, e poi Ruggero Pertile, il padovano. Due pugliesi, un emiliano, un lombardo, un veneto, un siciliano. Tutta Italia, insomma, che corre per 42 km a 195. Please rise for the national anthem of Italy.
sole, mi sembrava. C'era anche Anna Carmela Incerti, avevamo visto prima Luca Verdecchia, che era già pronto, che è già pronto per la partenza della 4%, mano sul cuore, cantare l'inno. Bravo Ciccio Ingargiola. Danilo Goffi. Stefano Baldini. Senza aggettivi. Riso Pii De Vezzi, salto in lungo stavolta per la triplista greca, ricordavamo scivolata al nono posto ed è la classifica finale quella di Sarabani, la torinese, 57,91 m. Peccato perché Barbara Madejczyk proprio all'ultimo lancio ha lanciato più di lei, la polacca, 58,02 m, 11 cm di più. Riso Pii De Vezzi. Prima è Ludmilla Kolchanova, Russia, mancano le altre due russe del primo turno. Seconda Naide Gomes, Kolchanova 6,89, Gomes 6,79, terza Victoria Rybalko, è il primo turno di gara a 6,62 e adesso la 4%. Riso Pii De Vezzi e adesso Rybalko. De Vezzi è sesta con 6,37, Rybalko 6,62 ed è terza, 4% con Germania, Olanda, Gran Bretagna, Francia, Italia, Italia in quinta corsia, Polonia, Russia, Ucraina, Gran Bretagna fortissima, Dwayne Chambers, Darren Campbell, Marlon Devonish, Mark Lewis Francis, Italia che ha dimostrato di poter essere alla stessa altezza grazie ai cambi, Gran Bretagna forte fortissima grazie alla velocità dei singoli, Luca Verdecchia, Stefano Inceschi, Massimiliano Donati, Francesco Scuderi, ieri imperfezione nell'ultimo cambio con Francesco Scuderi che è partito un po' prima, si è però fermato in tempo, ecco Stefano Inceschi di Reggio Emilia, stessa provincia di Stefano Baldini, e qui Dwayne Chambers. La Germania con, qui la Polonia, attenzione anche a loro, Germania con Alexander Kozenkov, Marius Bröning, Sebastian Ernst e Ronny Ostwald, qui Massimiliano Donati. Olanda con Timothy Beck, Kaimin Douglas, Guus Hoogmoed e Patrick van Loik. Gran Bretagna, Dwayne Chambers, mentre qui sempre il marchigiano e qui il siciliano in quarta frazione, Scuderi. Gran Bretagna con Dwayne Chambers, Darren Campbell, Marlon Devonish, Marcus Francis, i primi due hanno avuto problemi di doping, rientrati dopo squalifiche. La Francia ha Udea, Cancarafu, Ronald Pognon, quarto nella gara individuale, Fabrice Caligny, David Allure, finalista nei 200, Luca Verdecchia, marchigiano, Fiamme Oro, Stefano Inceschi, finanziere, Fiamme Gialle cioè, di Reggio Emilia, Massimiliano Donati, Fiamme Gialle e di Rieti, Francesco Scuderi, Fiamme Azzurre, guardia penitenziaria, e di Catania. Poi Polonia, Przemysław Rogowski, Lukasz Hiwa, Marcin Jędrusinski e Dariusz Kucz, gran quartetto. Russia con Maxim Mokrusov, Mikhail Yegorichev, Roman e Aleksandra Smirnov, terza e quarta frazione. Poi Ucraina, Roman Bublik, Konstantin Vasiukov, Anatoly Davgal e Dmitro Gluschenko. Italia in quinta, in 3 e 4 Gran Bretagna e Francia, ma attenzione anche la Polonia in 6. Eccoli. Partenza falsa proprio di Luca Verdecchia, molto teso, molto teso, molto teso. Sì, proprio sì. Ha provato adesso per tutti, attenzione, perché può esserci, per chi provocasse partenza falsa, la squalifica. Partenza netta, una buona corsia per l'Italia, l'Italia c'è una squadra forte, i pericoli possono arrivare dall'interno, terza corsia, la Gran Bretagna che difendono il titolo, gli ultimi due titoli sono stati proprio dei britannici, ieri più veloci in qualificazione, 38,77, e attenzione alla Francia, sempre vicino all'Italia all'interno, in quarta corsia, la Francia ieri per un tempo più pesante, vedete il differenziale 0,086. Ecco, che 0,086 meno 0,086, quindi prima ancora dello sparo. Prima ancora dello sparo. Tim Lobinger a 5,75, seconda prova. Errore per Lobinger. Era andato molto alto Lobinger,
che ha un ultimo tentativo a 5.75, secondo in classifica pari merito con Romain Menil, che ha sbagliato a 5.75, aveva già sbagliato a 5.70. E l'Italia veloce, ha una buona tradizione, non ha mai vinto l'oro, è arrivata seconda a Roma nel 74 e poi due volte al bronzo nel 90 e nel 94. Quest'anno ha fatto molto bene l'Italia, un eccellente 38.56 che li ha posti capofile proprio europei. Maurizio Checcucci in quell'occasione a Berna in ultima frazione al posto di Francesco Scuderi, che ha fatto bene in semifinale. C'è un al tempo chiamato dalla Gran Bretagna, Dwayne Chambers, e c'è molto nervosismo. Molto molto nervosismo. Intanto eliminato nell'asta per Przemyslaw Czerwinski, il polacco che aveva rischiato di farsi male cadendo prima. E quinto in classifica, eliminato anche Aleksander Korchmid con 5.60, l'ucraino, eliminato anche Giuseppe Gibilisco che è settimo nella classifica finale. Nervosismo anche da parte della Gran Bretagna. La Francia nei precedenti 18 edizioni ha vinto ben 5 volte, la più medagliata all'oro nella 4%, la staffetta la più veloce. Chiamano ai vostri posti, stanno per farlo. Germania, Olanda, Gran Bretagna, Francia, Italia, Polonia. Gran Bretagna, Francia, Italia, Polonia, di qui dovrebbe venire, salvo complicazioni, e sappiamo quante possano essere le complicazioni della staffetta 4%. Dwayne Chambers, corsia 7 per la Russia, corsia 8 per l'Ucraina. Ancora non c'è stato il ai vostri posti. È calato un po' il vento, non c'è più il vento forte come prima, dunque i riferimenti dei cambi dovrebbero essere rimasti inalterati. Ci si gioca molto. Fuori dalla zona medaglia, settimi posti per entrambi, Andrea Longo e Giuseppe Gibilisco. Nona Zarabani. E adesso 4%. Primato dei campionati, Francia, 37.79 nel 90. L'ultima Italia di questi campionati d'Europa. Tutto regolare la partenza. Buona frazione di Luca Verdecchia. Partito troppo in anticipo Stefano Franceschi, brutto errore il suo. Forse fuori zona cambio. Rovinato tutto Massimiliano Donati intanto. Prova ancora a rimettersi nella mischia, Gran Bretagna all'interno, Francia. C'è il rischio squalifica, parte in anticipo, fa bene stavolta Scuderi per provarci, quantomeno per provarci. Gran Bretagna va davanti, Italia fuori dalla zona medaglia, Polonia in seconda posizione, Francia in terza, Italia sesta. E c'è si è vinto con 38.90. E allora il rammarico cresce, peccato per l'errore di Stefano Franceschi. L'Italia rischia la squalifica, potrebbe arrivare, perché l'impressione è che il testimone sia passato dal primo al secondo frazionista oltre il limite di 20 metri della zona cambio. Comunque poco male, un sesto posto e qui c'era spazio non per la medaglia, per la medaglia d'oro. Tim Lobinger alla terza prova, 5.75. Insomma, alla fine le castagne al fuoco chi le tira fuori? Quelli che di testa ci sono fino in fondo, vedi Stefano Baldini, vedi Andrew Howe, si completa con il terzo posto di Elisa Rigaudo. Un europeo che per le medie schiere è andato bene, per qualcuna delle punte è andato male. In generale si può considerare poco sotto la sufficienza. Italia sesta con 39.42 per quell'erroraccio di Stefano Franceschi. Era comunque all'esordio, in semifinale era stato bravo, è un atleta in piena crescita. È difficile buttare la croce addosso ad un ragazzo che ha tanto ancora da dire e lo dirà sicuramente. Elisabetta Caporale. Con Zarabani stava cercando di spiegarmi il perché questa gara non sia andata. Fino a prima di entrare, iniziarla, questa gara tutto bene. Poi cosa è successo? All'inizio è andata benissimo, riscaldamento bene,
e poi non so cosa è successo, proprio mi sono spenta o la pioggia o comunque di condizione di testa, proprio sono scalata. Non è da te, perché tu sei una anche alle prime gare importanti fatte che riesci a mantenere o ritrovare la concentrazione. Sì, stasera non sono riuscita a trovare a giusto il ritmo di lancio come l'ho fatto ieri nella qualificazione. Veramente ho buttato una gara così, proprio per niente, perché comunque se finisce così, cioè un terzo posto era fattibile oggi. Era la tua portata. Sì, sto proprio bene, peccato. Peccato che sia un campionato europeo. Sì, quello sicuramente. Speriamo prossimo anno e boh, che devo dire? Grazie. Grazie. Zarabani, nono posto per lei, quinta l'anno scorso al campionato del mondo, una stagione stramba la sua per comunque buoni lanci ma pochi allenamenti nella prima parte per un infortunio. Intanto Cristina Shervin che arriva al grande appuntamento, lei fa queste cose qui, risultati eccellenti per questa che è stata quarta l'anno scorso ai campionati del mondo con il primato di Danimarca, adesso è quarta, 61,06 finora, questo potrebbe essere qualcosa di più. Per il podio basta 61,78, Rumiana Karapetrova, 61,81, Cristina Shervin va sul podio. Adesso vediamo il cambio. Quinta corsia per l'Italia. E è partito tanto tempo prima. Probabilmente il bastoncino è passato da una mano all'altra, da Verdecchi a Anceschi, entro il termine della linea della zona cambio. Questo è un po' schiacciato. Buono l'ultimo cambio quando Francesco Scuderi ha provato a rischiare il giusto per provare a rimettersi, è partito assieme al francese proprio per dire ho il punto di riferimento, rischiamolo perché è contramedaglia, il resto conta niente. E il rammarico è grosso perché si vince, si è vinto con 38-91, Dwayne Chambers, Darren Campbell, Marlon Devonish, Marc-Louis Francis. Certo, la pioggia ha sicuramente rallentato tutti, ma insomma era un'Italia da medaglia d'oro, non da medaglia. Non arriva, si ferma Stefano, sa che l'ha fatta grossa, peccato perché il ragazzo è un ragazzo sensibile di grosso talento. Il punto di riferimento, si mette lì un segno proprio per verificare la partenza, poi chi porta il bastoncino grida hop, chi prende il testimone slancia indietro il braccio. Siamo al 4% femminile premiazione, ma con Elisabetta Caporale la 4% maschile. No, non premiazione. Aspetta, Massimiliano. Eccoli, perché pensavamo che andassimo direttamente sulla premiazione. Massimiliano Donati. Ci interromperemo proprio certo, a ridosso certo. Dell'oro Russia. Amareggiato perché soprattutto questa medaglia d'oro era la vostra portata. Sì. Sono errori che non si possono fare in una finale, sempre primo cambio. Il primo cambio, Stefano Anceschi a cui sarà più rammaricato credo di tutti. Non so cosa dire, sono valito, abbiamo accorciato pure il primo cambio, abbiamo messo 25 passi e mezzo, io arrivo 26, non lo so, non so cosa dire, abbiamo sbagliato, peccato perché se usciva quel cambio io uscivo lanciato, la medaglia si prendeva tranquilla, 38,90 hanno vinto. Esatto, era assolutamente la portata. Luca Verdecchia. Luca. Di là della rabbia. La rabbia. Peccato ragazzi, davvero, perché poteva essere vostro. C'è un gran lancio qui. Grazie comunque. C'è il lancio da primo posto per Steffi Nerius. Gran campionessa. E l'inno russo per la 4%.
Oro Russia 4%. Vediamo intanto Luca Verdecchia, leone in gabbia, arrabbiatissimo. Poi faranno probabilmente i conti fra di loro, si guarderanno in faccia e diranno: hai sbagliato tu, ho sbagliato io, abbiamo sbagliato. Giulia Guscina, Natalia Rusakova, Irina Khabarova, Yekaterina Grigorieva. L'oro è loro, delle russe, 42-71. Seconda la Gran Bretagna, Annika Onura, Emania, Emily Freeman, intanto Barbora Špotáková, che è stata appena scavalcata di pochi centimetri. Emily Freeman e Joyce Madwaka, le altre due frazioniste britanniche. Bronzo a sorpresa per la Bielorussia, 4%, di come vediamo se Špotáková riesce. No, corto questo lancio. Yulia Nesterenko, Bielorussia, Natalia Safronikova, Liana Neumiarzetskaya e poi Aksana Dragun, la classifica della Bielorussia. E questi i cambi. Stefinerius ha lanciato meno di una spanna, 18 centimetri avanti a Barbara Špotáková. È in testa dal primo lancio, era in testa dal primo lancio l'atleta della Repubblica Ceca con 65-64 e Stefinerius 65-82. Questi i cambi di chi ha vinto la Gran Bretagna. Il terzo posto è di Cristina Shervin, 61-81, solo 3 centimetri meglio di Rumiana Karapetrova, l'atleta bulgara, 61-78. Ha chiuso nona Zarabani. Pubblicità su Rai 2, avanti con Rai Sport Satellite. Vi abbiamo fatto conoscere un posto meraviglioso, dalla natura selvaggia, dove uomini e donne si sono messi a nudo, spiati momento per momento. Avete scoperto di loro ogni segreto, ogni debolezza, ogni conquista. Avete vissuto tante storie. Insieme a loro avete svelato un'isola misteriosa, difficile da vivere, ma che avete amato. Ora dimenticate tutto. La nuova isola sarà più emozionante. Sarà l'avventura più dura. In esclusiva su Rai 2. NCIS. NCIS, unità anticrimine. Spionaggio, omicidi, terrorismo, complotti. Ogni azione criminale, anche la più raffinata, non è stato un incidente. Ha un punto debole. È stato ucciso. Trovarlo è il loro compito. Com'è successo? È quello che cerchiamo di scoprire. In prima visione, NCIS, unità anticrimine. Stasera alle 21, Rai 2. Sono finte! Freschissime, fresche! Non temere di aprir bocca! Targhe pubblicitarie da collezione. Litografie a rilievo su metallo delle più belle icone del Novecento. In edicola, la Pirelli degli anni 30, solo 1,50€. Hachette. Se apri i tuoi occhi, c'è un giorno che inizia, che aspetta solamente te. Soffri, c'è la soglia, soffri, c'è la vita, c'è Bauli ogni mattina. Croissant Bauli. Solo Bauli fa una sfoglia così. Soffri, c'è la vita. Mal di testa? Le cause possono essere tante. Ad esempio lo stress, la fretta, la tensione. La soluzione è Moment. Oggi anche nella nuova confezione tascabile da 6 confette col pratico salva blister. Con Moment torni a star bene in un momento. Moment è un medicinale a base di ibuprofene. A controindicazioni può avere effetti desiderati. Leggere foglio illustrativo, non somministrare sotto i 12 anni. Mal di testa? È questione di Moment. Da Angelini. Agip raddoppia punti. Fermati al fai da te Agip. Dal 1 settembre al 10 agosto. No, sei impossibile. È cascato staffare. È che mai. Agip raddoppia punti. Fermati al fai da te Agip. Dal 1 agosto al 10 settembre, su tutti i carburanti, ogni litro ti dà il doppio dei punti. Perché chi fa da sé, fa per due. Questa era perfetta. All'Agip il protagonista sei tu. E ricordatevi la card. Dai, vieni all'Agip. Sono stonato. Thank you.
Bruno Piombini, ogni giorno speciale, proprio come te. This thing called love. Quando porti in tavola Woody Aya è sempre una festa. Woody Aya porta in tavola la fantasia. Oggi con Citroën Xara Picasso fino a 5.000 euro di supervalutazione del tuo usato che vale zero. È un'offerta da non perdere. Dopo pasti e spuntini, il pH della tua bocca precipita nell'area di attacco acidi. Vividens Elite lo riporta a livelli di sicurezza. Vividens Elite. Si è appena conclusa una staffetta con l'Italia solo sesta, c'è Giuseppe Gibilisco settimo con Elisabetta Caporale, esatto. Poco fa due lanci, continua intanto il giavellotto e quinta Cristina Sherwin, ma può riconquistare il podio. È passata al terzo posto 61,98 la spagnola Mercedes Cia, quarta la tedesca Cristina Obergföll 61,89, Elisabetta Caporale sotto i 60 intanto la danese nullo. Giuseppe Gibilisco che dovrà ragionare su questo pizzico di sicurezza che manca. Giuseppe, il primo salto a 5,70 ci è sembrato perfetto, grande scioltezza e sicurezza, poi però ecco, è mancata questa sicurezza. Sì, dai, quando ho cambiato asta mi sono irrigidito, infatti non andavo avanti, cioè non purtroppo ho fatto un buon riscaldamento, un buon tutto, un buon primo salto, solo che alla fine ecco, mi sono ritrovato a cambiare asta e forse quasi a chiudere gli occhi quando c'è, mi manca quel pizzico di sicurezza che mi permette di fare le cose con rilassatezza. Forse era stato un anno un po' strano con te, un po' la rottura poi la ripresa, no? La pseudo rottura dei rapporti con il tuo allenatore, con Vitali Petrov, ora sembra che le cose vadano bene, comunque insomma c'è stata meno serenità. Sì, sicuramente c'è stata meno serenità, meno continuità, purtroppo dopo Atene, questo era bello. In salto tranquillo, l'asta era anche abbastanza, era giusta insomma, poi ho cambiato l'asta, è un bel saltino, cioè è stato un salto tranquillo, normale, purtroppo dopo ti dico, ho acquistato solo rigidità e nell'asta quando c'è rigidità e non c'è ritmo, non c'è scioltezza durante la rincorsa, non va da nessuna parte, può avere tutta la forza del mondo ma lì rimane. Peccato perché questa, come dire, questa finale era stata riagguantata per un pizzico di fortuna tra virgolette, in quanto per il maltempo si era deciso poi di portare tutti gli atleti in finale. Sì, dai, ci ho avuto un po' di fortuna in qualificazione, ma comunque sia, ti ripeto, acquistare quel pizzico di sicurezza mi permette di essere più sciolto, più libero durante la rincorsa e tornare a saltare alto, perché comunque sia, quando sono tranquillo durante gli allenamenti faccio cose straordinarie e quando mi devo esprimere al meglio durante le gare non riesco a dare il meglio. Dai, devo trovare un attimino questa sicurezza che mi manca. Grazie Giuseppe. Ciao. Salto nullo per Niurka Montalvo che ama questa pedana e questo stadio. Questi sono i 1500 femminili. Diciamo che Niurka Montalvo vinse qui la medaglia d'argento nel 95 con un grande ultimo salto che non le permise di scavalcare una dominante Fiona May. L'anglo italiana vinse la seconda medaglia lì per l'Italia dopo la medaglia di bronzo ai campionati d'Europa di Helsinki l'anno prima. Qui c'è Steffi Nerius, di poco sotto le grandi misure, è grande misura 65 e più con questo tempo, pedana bagnata non è facile, ha scavalcato di pochi centimetri Barbora Špotáková, è comunque sempre in testa lei, ecco i 1500 nella gara di giavellotto 65,35 questo lancio di Steffi Nerius, 65,82 in testa lei, 18 centimetri soli davanti a Barbora Špotáková, Repubblica Ceca. Il terzo posto di Mercedes Cia, la spagnola, 61,98. Cristina Obergföll, la vice campionessa del mondo, primatista d'Europa, è quarta, 61,89. Cristina Sherwin, la danese, quinta, 61,81. Sesta, Rumiana Carapietrova,
col suo primato la Bulgara a 61,78. Nono posto finale per Zarabani, che non partecipa agli ultimi tre lanci e tra poco l'ultimo turno. Siamo a questi 1500 con tre russe che potrebbero anche completare facendo prima, seconda, terza: Yulia Shchetsenko, Tatiana Tamashova e Yelena Sobolieva. Shchetsenko al miglior tempo dell'anno quest'anno con la gara di Parigi Saint-Denis della Golden League, lo Stade de France. Quarta posizione adesso per la bulgara Daniela Yordanova. Ecco, subito forte, è un po' il copione della Russia che corre 800-1500, Francesco Panetta. Eh sì, l'hanno fatto in semifinale, era quasi normale che lo riproponessero, stanno andando a un buon ritmo e quindi è una tattica che poi la Shchetsenko predilige e la mette in pratica, e le tre russe sono lì, vediamo come si sviluppa. E adesso siamo agli 800 metri, 62,98 veloce il primo giro, e ora siamo dopo gli 800, 2,08,12, molto veloce, una gara impostata sul ritmo, tre le russe, tre le ucraine, le russe le migliori al mondo in questa stagione, e non c'è la campionessa in carica, la turca Sureya Ayan, che non è presente, ma è presente fermata per quel motivo là che uno può intuire, doping. Tatiana Tomashova, che qui è presente, sarebbe la terza russa, ma è stata medaglia di bronzo proprio 4 anni fa. L'Italia due volte al bronzo sulla stessa pista, quella di Atene nel 69, Paola Pigni, e nell'82 Gabriella Dorio, allora con un eccellente tempo di 3:59,02. Mancano 500 metri. Irina Lischinska dell'Ucraina potrebbe dire la sua, c'è Lidia Hoyech dietro alle russe in quarta posizione, in quarta posizione c'è Daniela Yordanova la bulgara, viene avanti Lischinska per provare ad essere la partita. Siamo alla campana, diceva Tilio Monetti di Paola Pigni, che nella prima edizione in cui apparvero i 1500 per le donne vinse Jelichkova, la atleta della Repubblica Ceca, davanti a Maria Gommers, la olandese. E vanno le tre russe davanti. Qui è la seconda posizione con Tatiana Tamashova. Sobolieva, Tamashova, Shchetsenko. Sobolieva da dietro, Tamashova nel mezzo, Shchetsenko. Shchetsenko è avanti, allunga. Terna ormai sicura sulla ruota di Gotemburgo. Yulia Shchetsenko. Tatiana Tamashova guadagna qualche centimetro. E poi Yelena Sobolieva, che teme il rientro di Daniela Yordanova. Si è imballata. E adesso passa Tatiana Tamashova. Tamashova va a vincere la campionessa, due volte campionessa del mondo, diventa campionessa europea. Dall'altro è Bulgaria al terzo posto. Primo posto con grande tempo, 3:56 e spiccioli, ci sono i fotografi davanti, qua il 57, ma eccolo qui il tempo. 91. 3:57, meno qualcosa per lei, Yulia. Tatiana Tamashova, che è andata a prendere Yulia Shchetsenko, che troppo ha osato, grande tempo davvero per una finale, solitamente un minimo di tattica c'è. Vince Tatiana Tamashova davanti alla connazionale Yulia Shchetsenko, che ha voluto fare gara di testa ed è stata punita, e poi Daniela Yordanova è andata a togliere l'ultima medaglia, quella di bronzo, alla terza russa Yelena Sobolieva. 3:56,91, record dei campionati confermato per Tatiana Tamashova, che dopo essere stata campionessa del mondo un paio di volte, adesso campionessa d'Europa. Che gara è stata, Francesco Panetta? Gara, una grande gara anche dai contenuti tecnici. La Tamashova è stata bravissima, perché la Shchetsenko ha fatto un volatone enorme. È vero che si è presa sulle spalle la gara e quindi ha pagato, però era l'unico modo per poterla. Ecco qui, poi a un certo punto, 50-60 metri dal traguardo, si è imballata, ha perso le gambe, chiaramente le forze erano ormai andate scemando, e ci ha provato. È stata una bella gara, comunque, anche tecnicamente di altissimo livello. Certamente è un atleta forte di 31 anni, due volte al titolo mondiale e medaglia d'argento olimpica, questa atleta di 31 anni che è andata al personale con questo eccellente tempo di 3:56,91, si è migliorata in questa stagione di 4 secondi, dunque al vertice. E la Russia, come era prevedibile, non ha fatto 1-2-3, ma ha vinto l'oro. Ha fatto 1-2-4, Tatiana Tamashova ora 3:56,91, argento Yulia Shchetsenko 3:57,61. Qui vediamo Alex Averbuch, Israele, oro 4 anni fa a Monaco di Baviera, oro oggi. La sua allenatrice, che dà il segno che il vento comincia a disturbare meno, che è meglio provare a partire. Ultimo tentativo, ha già vinto, e questo è il suo ultimo tentativo.
immagini registrate, dicevo, Giulia Scizenko 3:57:61, terza Daniela Iordanova Bulgaria 3:59:37, qui vola via per la tangente. Si conferma allora Alex Averbuch, degno campione d'Europa, gara modesta ma soprattutto per le condizioni esterne. Ecco la bandiera israeliana che arriva, Israele che gareggia nello sport con l'Europa proprio per evitare classici problemi non solo diplomatici con i paesi confinanti, con nel caso di partecipazioni a manifestazioni asiatiche. Voilà, grande campione insomma in tutto Alex Averbuch, l'abbraccio con la sua allenatrice, l'avviato alla specialità dell'asta il babbo che è stato suo allenatore proprio fino alla vigilia del 2002, fino alla sua morte, la vigilia del suo titolo d'Europa. Tündevas, salto corto, allora 5:80 per Alex Averbuch, una medaglia d'oro e due d'argento. Israele, secondo Tim Lobinger, 5:65 alla prima prova, secondo a pari merito anche Romain Menil, 5:65 alla prima prova. Quarto Matti Mononen, il finlandese, 5:65 alla prima prova, ma per lui un errore a 5:50 che lo ha tradito. Przemyslaw Czerwinski a sua volta 5:65 alla prima prova, ma due errori precedenti. Poi Alexander Kornit 5:60 alla terza prova ed il settimo posto di Giuseppe Gibilisco a 5:50. Ottavi, Maxim Mazurik 5:50 e Laurens Loje, Olanda, Mazurik è ucraino, 5:50. Allora Averbuch conferma il titolo di 4 anni fa. Qui rivediamo i salti migliori, il francese Menil, anche la lui pioggia tra i favoriti, tutto il vento altrettanto, poteva essere una grande finale. La condizione tecnica e di consapevolezza di Giuseppe Gibilisco ha fatto il di più nel non fare per lui una grande finale. Soprattutto poteva essere una gara interessante perché non c'era un dominatore assoluto, un certo livellamento, si era detto che si poteva vincere 5:80-5:85 con Lobinger, il tedesco che era tra i favoriti, salta molto bene ma poi sbaglia per tre volte la misura fondamentale per poter essere il numero uno, così come si auspicava, un uomo capace di andare oltre i 6 metri, e dunque ha vinto questo Averbuch che ricordiamo, oltre ad aver difeso il titolo, ha fatto due Olimpiadi, ottavo ad Atene e decimo anni prima a Sydney, e rappresenta Israele, lui originario della Russia, dall'agosto del 1999. Ed ecco, eccolo qui Alex Averbuch, campione europeo. Era in pedana, ha difeso il titolo, ha difeso bene e ha vinto, cosa che invece non è avvenuta nel 1005, così come non avviene nel giavellotto femminile, nel salto in lungo. Salto in lungo, la russa Totova era la campionessa in carica, non Mercedes c'è nella finale. Cia. Sta finendo il giavellotto femminile e Cia sta andando a un risultato inatteso, nullo il suo lancio ma è medaglia di bronzo, davvero a sorpresa e rammarico grosso per Zarabani. 61,98 metri sono bastati per il terzo posto. Mercedes ha un primato di 62,32. Lo stagionale, il primato stagionale è arrivato proprio in questa gara, condizioni non semplici, non facili, siamo alla pedana del salto in lungo intanto, però qualcuna è riuscita a lanciare lungo. Nono posto per Zarabani, si conclude con l'ottavo di Annika Zute, Germania, 58,25, settima Barbara Madejczyk, 59,92, sesta Rumiana Karapietrova, 61,78, salta Kolchanova che è in testa e allunga, brava, molto vicina ai 7 metri. Sul salto è valido, bandierina bianca. Il quinto posto di Christina Scherving, 61,81 per la danese che è riuscita ancora all'ultimo turno a lanciare 60,79. Quarta Christina Oberkfell, la più delusa forse. E qui c'è Spotakova che prova. No, ha sbagliato, dice. Scende. E Steffi Nerius torna davanti a tutte. L'anno scorso ci rimase male nella finale dei campionati del mondo, arrivò terza, era favorita assieme a Osleidis Menendez, la cubana. Venne un po' raffreddata la sua concentrazione e la sua condizione dal lancio incredibile della sua connazionale Christina Oberkfell sopra i 70 metri, che la lasciarono quei 70 metri di sasso e perdette un po' di condizione mentale sicuramente, anche se poi riuscì comunque a trovare la medaglia di bronzo. Rimase delusa dalla sconfitta del derby insomma. È da vedere se Steffi Nerius lancerà o meno, probabilmente no. Oro per lei a 65,82, solo 18 centimetri, ma Scott per lei sono bastati 18 centimetri.
davanti a Barbara Spotakova, Cecchia. 65-64, intanto Naide Gomes al terzo turno, 6-5-6-4 Spotakova, praticamente lancio salto cortissimo per Naide Gomes, il terzo posto per Mercedes Cilla a 61-98, è una grossa sorpresa. Naide Gomes, allora vediamo la classifica del salto in lungo. Hai visto bene, Pulciano aveva saltato 6,93 ed è, ha incrementato di 4 cm, seconda è Naide Gomes del Portogallo 6,79. Xana Udmurtova dopo due turni, solo 4,71 per Naide Gomes, non lancia Stefinerius, è campionessa d'Europa con 65,82, piccoli 18 cm ma sufficienti. Tra poco proporremolo, allora lo proponiamo quel cambio 4% che ha tradito l'Italia. L'impressione è che Stefano Anceschi sia partito prima. Stefano dice ho accorciato dai 26 piedi, sono andato a 25 e mezzo, quindi sono partito, io dico sarei partito un po' dopo rispetto alla, a quanto fatto in semifinale. Questa è l'ultima parte e allora Paolo Bellino, o non erano 25 piedi e mezzo, o è partito troppo presto lui, o era troppo lento rispetto alle attese. Luca Verdecchia, ecco, tuo parere, tua impressione? La mia impressione è che entrambi, siccome la staffetta comunque è una specialità di squadra, adesso guardiamo se per caso si vede il segno. Quinta corsia. L'idea è che sia partito leggermente in anticipo, perché vedi che l'ha chiamato in tanto anticipo per fargli capire che era partito troppo in fretta. Sì, probabilmente è stato lui... bravo a fermarsi prima della linea, intanto Carolina Kluft è stato bravo a fermarsi della linea, ma ormai, prima della linea, ma ormai era la frittata fatta. Intanto bel salto di Carolina che va più avanti, non ancora in zona medaglia, ma in zona sufficiente per garantirsi un certo agio. È passata al nono posto, deve fare almeno 6,38, l'ha fatto, sarà anche meglio questo salto. Ancora con Paolo Bellino su quella situazione. Probabilmente Anceschi è partito fortissimo, perché obiettivamente è partito molto forte, però probabilmente è partito un po' in anticipo, probabilmente anche Verdecchia non è arrivato alla velocità con cui è arrivato ieri. Sai, sono la staffetta si corre sul filo dei millesimi, e quando poi ti fermi comunque non aveva più senso, ormai lì l'era finita. Sì. Qui si vede che lo chiama con tanto anticipo, probabilmente si è accorto subito che era partito troppo presto e non è riuscito comunque a portarglielo. Quando si è fermato qui era già, ormai era compromessa la gara. Sì, decisamente. Si poteva vincere la medaglia d'oro, Bellino? Si doveva vincere la medaglia d'oro con un risultato degli altri a solo 38,91. Si poteva vincere la medaglia d'oro. 6,54 intanto di Carolina Kluft con 1,08 è passata al sesto posto, e adesso siamo a Rybalko, questa Ucraina, Victoria Rybalko, vai Bellino. Si poteva vincere la medaglia d'oro, quest'anno si erano espressi in tempi, a tempi migliori, si poteva anche perdere la medaglia d'oro, perché comunque la staffetta alla fine non è solo quattro velocisti che corrono forte, ma anche che siano in grado di correre insieme e cambiare bene. Oggi è la nostra specialità quella del cambio, cioè siamo molto bravi nei cambi, oggi non ha funzionato e quindi si è però rispettato un pochettino quello che erano gli equilibri che si sono visti nei 100 metri, perché comunque abbiamo avuto l'Inghilterra, abbiamo avuto la Francia, la Polonia sul podio, la Russia. È chiaro che è stata veramente un'occasione persa. Intanto lo vediamo, questo è il cambio successivo con Massimiliano Donati e Stefano Anceschi, solo un filino schiacciato, ma gli altri hanno funzionato bene, gli altri hanno funzionato bene. La frittata era fatta. Ecco il primo cambio. Ecco qui, ma perché tu riesci ad arrivare a vedere il segno che si era messo Stefano Anceschi là? È difficile. E chi sei? Una lince? No, però vedi che si vede quel segno bianco, probabilmente vedi che forse è partito veramente in anticipo, forse sì, era anche sì, fuori dalla zona di cambio, vedendolo così. Sì, sì. La staffetta deve essere un orologio, il secondo frazionista è fondamentale nel collegamento, sì, tra la prima parte e la seconda, deve essere la frazione più lunga di fatto. E deve essere un atleta molto esperto, molto bravo, ricordiamo. Un grande duecentista messo lì, era un maestro, Ennio Preatoni, tre Olimpiadi, sempre in seconda frazione, perché è proprio di collegamento. Sì, tanto fa due cambi, gli altri uno solo. E la Gran Bretagna è andata al titolo per la terza volta consecutiva, francesi battuti. Abbiamo visto come è scattato, poi lo rivedremo magari grazie a Balani e compagnia, come ha provato a scattare Francesco Scuderi assieme alla frazione Riso Pidevezzi, intanto assieme al frazionista francese, per provare a recuperare, per giocarsela ancora sul filo, ma insomma Riso Pidevezzi, dicevo,
A parziale scusante di Stefano Ceschi, il fatto che abbia usato una mentalità vincente, non da contentarsi della medaglia ma da vincere la medaglia d'oro, ha sicuramente esagerato. Cioè è partito fortissimo perché doveva essere la frazione di lancio ulteriore verso una medaglia, non medaglia, è partito con la mentalità della medaglia d'oro. Impressione personale che abbia sbagliato lui, cioè che sia partito lui in anticipo rispetto al segno, anche se diceva ho un po' accorciato la mia partenza è avvenuta. 6.41, ottavo posto per lei, che va ai tre salti di finale. Zopidevezzi, vediamo l'ultimo, parte quasi assieme al francese nonostante il suo uomo sia un po' dietro, ma anche qui lievemente schiacciato, ma insomma, e poi il francese più forte e non è riuscito Francesco Scuderi a tornare sotto. E comunque Gran Bretagna davanti. Franco, un vero peccato perché l'Italia quest'anno aveva corso diverse volte la staffetta, era tornata su grandi tempi come non avveniva da tempo, tempi importanti a livello europeo e anche a livello under 23. Vediamo il cambio tra Donati e Scuderi, cambio come viene fatto all'interno, Scuderi parte con il francese e poi deve capitolare. Niurka Montalvo sta per capitolare, lei che vinse il titolo mondiale a Siviglia 99 beffando forse nullo, se non nullo è un ottimo salto. Ne ha già fatti due di nulli, Sì, sì. Questo è il terzo tentativo. Lei che è sempre arrivata. Bandierina bianca, sì. Andiamo a vedere. Perché giocando sul filo del nullo vinse un titolo mondiale a Siviglia nel 99. Ci siamo ancora. Un salto alla Montalvo, un asse di battuta alla Montalvo, tra l'altro mette giù il gomito e probabilmente si toglie qualche centimetro alla misura, mette giù il gomito, ma forse con il sedere aveva già toccato la sabbia e l'aveva lasciato l'impronta. E Rafael Blanquer, ex saltatore in lungo spagnolo, tira un sospiro di sollievo, va tra le sale. Le 8 della finale ed è settima con 6,50 m. Niurka Montalvo, 38 anni per lei, certo non più la forma del 99 quando a Siviglia vinse il titolo mondiale beffando Fiona May, che ci rimase malissimo, sia lei che Gianni Iepichino, li ricordiamo, lei in lacrime, protestavano là secondo loro non regolarità di quello stacco con plastilina lasciata intatta. Questo è l'ultimo lancio, quindi censura il suo lancio, ma poco le importa, ha vinto la medaglia di bronzo con il lancio precedente Mercedes Cia. Qui Barbara Spotakova, la atleta della Cecchia, che al primo turno fa un gran lancio che rimane imbattuto fino quasi alla fine, battuto poi di soli 18 centimetri da Stefinerius, che qui vediamo lanciare. Dicevo, in quell'occasione in lacrime, secondo loro era quel salto di Niurka Montalvo nullo, non secondo la giuria, neanche secondo chi commentò per la RAI, perché proprio al limite, ed anzi la punta del piede era oltre la linea, ma se plastilina intatta, il regolamento dice che se non si tocca la plastilina, anche se in proiezione si va oltre con la punta del piede, il salto viene considerato valido. Niurka Montalvo, maestra nel fare questo, abbiamo visto. Torniamo con Paolo Bellino ancora. Altro da aggiungere su quel cambio che ha buttato via una medaglia? Ma altro da aggiungere no. Io devo dirti che riguardandola, probabilmente è partito anche molto forte Anceschi, forse più forte di quello che era partito nelle batterie. Non in progressione, è partito fortissimo. Cioè, la mentalità era quella di provare a vincere non la medaglia d'oro proprio, però insomma è partito tanto presto. Sì, quello mi sembra abbastanza evidente, mi sembra anche a me che sia partito molto presto, però sai, a quel punto sono millesimi, si decide di partire, anche perché è un minimo errore, può compromettere, ma la perfezione ti porta la medaglia d'oro, quindi. E poi comunque chi abbia una somma di velocisti un po' inferiore porta quella squadra, l'Italia in questo caso nei confronti della Gran Bretagna, a voler per vincere a rischiare qualcosa più. L'abbiamo visto anche con le francesi dall'altra parte, che non erano così forti come passate edizioni, hanno fatto anche loro un errore marchiano in quarta frazione. Quattro per 400, ultima gara femminile. Stefinerius, la tedesca, ha appena vinto la medaglia d'oro della Giavellotto, resta l'ultima gara di corsa, perché è in corso il salto in lungo con Ludmilla Kolchanova in testa, Russia, seconda Naede Gomes, Portogallo, terza Oksana Dmurtova, Russia, 6,69, e quarta Vittoria Ribalco,
Per la Russia c'è anche l'ottavo posto preso proprio per i capelli alla fine da Natalia Lebusova, 6.49. Klüft al sesto posto, Montalvo al settimo, 6.54, 6.50. 4x400 femminile. Corsia 1 per la Francia, Farah Anaharsis, Telia Sigea, Anita Momo e Solène Deseur, Ucraina alla 2. Ksenia Karanjuk, Aksana Ilyushkina, Aksana Scherbak e Natalia Pigida. Per la Germania in corsia 3, Corinna Fink, Claudia Hoffmann, Anja Pöllmacher, Paul Mecher, Claudia Marx. Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Regno Unito insomma in corsia 4, Lee McConnell, Emma Duck, Marilyn Okoro, Nicola Sanders. È recente la squalifica per doping per Kristin Ohorugu per aver saltato 3 controlli a sorpresa. E tra l'altro notizia di ieri, Latifa Estaroc, che quest'anno era scesa, partenza falsa è della Francia, vediamo, che quest'anno era scesa sotto i 4 minuti nei 1500 stabilendo il nuovo primato di Francia, è risultata positiva al controllo antidoping del meeting di Stoccolma, qui non era partita e poteva essere nell'aria per questo motivo la sua positività ad un controllo antidoping. Bielorussia con Juliana Zhalnyaruk, Svetlana Usovic, Anna Kozak e Ilona Usovic. Russia, Svetlana Paspialova, Natalia Ivanova, Olga Zaitseva, Tatiana Veshkurova. Bulgaria, che fa ricorso anche a 200iste per battere, provare a battere le russe. Russia-Bulgaria, un duello dell'est europeo che vede favorite le russe, Monica Gacevska, Mariana Dimitrova, Teodora Kolarova. Ah, però manca Vania Stambolova. Manca Vania Stambolova e allora il più è fatto a favore delle russe. L'ultima frazionista è Nedialka Netkova. Poi Polonia, Monica Beinar, Grzina Prokopek, Evelina Sotowska, Anna Jesi. Dopo la partenza falsa della Francia, chi adesso dovesse provocare partenza falsa sarebbe squalificato. Tutto regolare alla partenza. Bellino, doveva essere Bulgaria-Russia, sembra essere Russia contro Russia. Oltretutto gli imprevisti nella 4x400, che spesso ci sono, zone cambio intasate, sono sicuramente inferiori alla 4x100. Eh beh sì, a questo punto diventa una gara in solitaria, presumo una gara in solitaria della Russia, che non dovrebbe avere neanche nessun problema ai cambi, perché ha 4 staffettiste di cui 3 erano in finale, quindi direi che assolutamente dovrebbe essere indiscussa protagonista. C'ha avanti rispetto alle altre, per cui meno zone cambio intasate. Certamente la Russia ha 3 atleti sotto i 50 secondi, la Russia non è mai andata all'oro, è la Germania che difende il titolo. La Russia nelle ultime tradizioni è arrivata 3 volte alla medaglia d'argento e dunque qui però rimane decisamente la favorita. Record dei campionati che della Repubblica Democratica Tedesca, la Germania dell'Est, Stoccarda 86, 3.16.87, il record del mondo è di Seoul, Unione Sovietica, Giochi Olimpici, 3.15.17. Difficile avvicinare questi tempi, difficile andare sotto i 3.20 perché grande concorrenza non ci sarà, Bellino? No, a questo punto direi di no, mi sembra che se ne siano andate tranquillamente. Ci sarà una bella, secondo me, una bella sfida poi per il secondo e terzo posto tra Polonia e Bulgaria, anche se effettivamente Bielorussia. Sì, c'è Bielorussia con il tentativo di rimonta, di riportarsi in zona medaglia della Germania, e le Bulgarie sono dietro. Se guardiamo i tempi di ieri, la Russia è la migliore, 3.25.86, la Bielorussia 3.26.71, poi Gran Bretagna, Germania e Ucraina, ma erano le qualificazioni, si è corso talvolta un po' in riserva. E anche con altre atlete vinceranno questa medaglia d'oro per le russe in 7, perché chi fa la semifinale ha diritto comunque alla medaglia, come accade in altre manifestazioni e anche in altre staffette di uno sport per certi aspetti molto simile come il nuoto. Russia davanti, Bielorussia, Germania, Polonia, da dietro prova a rimontare la Gran Bretagna, la Francia in sesta posizione, Ucraina e Bulgaria a giocarsi il settimo e ultimo posto di questa finale della 4x400. 4 anni fa nell'ordine a Monaco, Germania prima, Russia seconda, Polonia terza, Gran Bretagna quarta, poi Francia, Bielorussia, Svezia e Grecia. Olga Zaitseva completa il giro di pista, pronta per il cambio con Tatiana Veshkurova. Zaitseva dietro Bielorussia con la Polonia a rimontare, Polonia in questa terza frazione con Evelina Setowska che dà ad Anna Jesien.
Polonia, Bielorussia, Germania per il secondo posto, la Russia tanto avanti, poi Gran Bretagna, Ucraina, Francia e Bulgaria ultima. E la lotta è proprio per il podio, secondo e terzo posto, con la Gran Bretagna avanti, che torna sotto. E la Bretagna è ultima frazionista. Gli inglesi in ultima frazione sono sempre Nicola Sanders, sì. Delle cagnacce, è brutto dirlo. No, però è così. Modo di dire molto gergale. La loro tradizione, la tradizione delle 4x4 inglese è fenomenale. Sono in 4 per il secondo e terzo posto. E tra l'altro si avvicinano alla Russia con l'ultima frazionista Tatiana Veshkurova, che ormai va verso la medaglia d'oro. Poi c'è Bielorussia, Polonia, Germania, Gran Bretagna, Bielorussia con Ilona Usovic, in teoria la più forte, dico in teoria perché spesso i valori si sovvertono poi nella staffetta, i valori individuali, va a vincere 3:25:12, Russia, Bielorussia, Polonia, Gran Bretagna, Gran Bretagna, Germania. Dunque Russia al primo posto, piuttosto nettamente poi Ucraina, Francia e Bulgaria per completare. Tutto come da programma, anche se è stata bella la lotta per la medaglia d'argento con la Bielorussia che con Ilona Usovic è riuscita a precedere la Polonia. La rimonta della Gran Bretagna con Nicola Sanders è stata tardiva, o comunque c'era l'obbligo di recuperare immediatamente dopo le tre frazioni precedenti. Eccolo il finale con Russia davanti e poi la lotta per il secondo posto. Poco meglio sul piano cronometrico rispetto a quanto hanno fatto vedere ieri le russe, poi parlavamo proprio dalla Bielorussia, temibilissima ieri seconda, ancora non è uscito il tempo dal secondo, la terza squadra. 3:25:12 il secondo posto della Bielorussia, 3:27:69 il terzo della Polonia, a 3:28. La Bielorussia che fa un tempo peggiore rispetto a quella della qualificazione e comunque arriva all'argento davanti alla Polonia, 3:27:77. Con le sorelle Usovic, la Bielorussia. Qui la Gran Bretagna paga qualcosa perché se non altro sul piano dei tempi era terza, buone quattrocentiste. Certo la Russia ha portato uno squadrone qui, soprattutto a livello femminile, abbiamo visto il mezzo fondo, quando fa i 1500 metri e tante altre gare. Grande Russia insomma. Russia. Allora le sorelle Usovic, la più forte in realtà era in seconda frazione, ho sbagliato nel dire che era lei in ultima, in realtà è la sorella Ilona, in precedenza parlando anche di staffetta ho sbagliato anche a dire un'altra cosa, che è solo il secondo frazionista a fare due cambi, se l'aritmetica non è un'opinione è che terza. Altrimenti facciamo la 3%. Ed ecco questi cambi, zone intasate, talvolta c'è qualche difficoltà, ma sono difficoltà piccole, non dovrebbero esserci squalifiche. Per archiviare la 4x400 femminile, Bellino? Ma se si dice, questo si dice nell'ambiente, che la 4x4 misura un pochettino il livello sportivo, il livello dell'atletica di una nazione. Io non ci credo a questa cosa. Ma io un po' ci credo, sì. Devo dirti la verità. Perché sei molto anglosassone. Si dice la civiltà sportiva. La civiltà sportiva, neanche dell'atletica, dello sport, tutto la 4x400. Questo lo dicono gli inglesi perché sono fortissimi la 4x4. Però se tu guardi la 4x4, sia maschile che femminile, e i livelli delle nazioni che hanno espresso, è molto lo specchio di quello che è stato questo europeo. E la Russia, un'ottima squadra, la Bielorussia, la Polonia che sia dal punto di vista maschile e femminile ha presentato una bella squadra, gli inglesi che sono ritornati, quindi direi buono. Sì sì. Allora parlavamo di questo modo di dire, la 4x400 misura la civiltà sportiva di una nazione, mentre invece si dice anche che la 4x200 stile libero, meglio se maschile che femminile, questo nelle tradizioni, misura il movimento natatorio di un paese, e la 4x100 mista no, voglio dire, sarà ben, ecco, sono modi di dire un po' antiquati, quello dell'atletica della 4x400 è di fatto molto anglosassone e probabilmente c'è il conflitto di interesse, perché gli anglosassoni sono sempre stati bravissimi nella 4x400 e hanno sempre dato tanto peso a questa specialità.